Presidente. Abbiamo visto anche dei ragazzi saggi, delle persone che sono abituati a pensare non soltanto a giocare al pallone, a giocare a pallacanestro, ma a ragionare compiutamente e in maniera saggia. Quindi c'è speranza, visto le squadre, c'è un equilibrio enorme nelle squadre, e la dimostrazione dell'ultimo turno a Pisa, dove abbiamo perso agli ultimi 6 secondi praticamente in vantaggio di 2 punti, una tripla di un avversario, ci ha condannato. Quindi ci può stare tranquillamente, almeno, anche se non è negli obiettivi, diciamo che in parte posso essere d'accordo con te, su 2 cose non sono d'accordo. Troppo spesso la testa non c'è, nel senso che facciamo troppi errori. Errori semplici, facili, le cose facili non ci vengono, e quindi secondo me anche un problema di concentrazione o comunque una voglia estrema di poter fare prima possibile. Insomma, si sta facendo troppi errori ancora, parlo in attacco. La nostra forza, lo sappiamo, è la difesa. E anche oggi la dimostrazione è questa, perché secondo me non è questa la squadra di Prato. Prato è una squadra molto più forte di quella che abbiamo visto stasera. Stasera hanno avuto una percentuale al tiro molto bassa rispetto alla media che loro hanno. Ovviamente dipende anche dalla nostra difesa, quindi va bene tutto, però ancora ci sono tante cose che vanno aggiustate. Siamo molto avanti nella difesa, ma ancora indietro nell'attacco. Però adesso bisogna cambiare. Sono invece d'accordo con te sul fatto che sta uscendo Mirko Brandini. Brandini, insomma, è uscito anche da poco dalla malattia, quindi diciamo che questo è Mirko Brandini che io conoscevo, quindi vorrei che adesso facesse sempre così. Fino ad oggi era un pochino, diciamo, un po' rintanato. Invece questa, a tratti la partita è piaciuta, a tratti un po' meno. Quel break che abbiamo preso di 15 punti non va bene, quindi va rivisto bene, perché se questa cosa la facciamo con una squadra un pochino più cinica, ovviamente questa partita la perdi. Quindi onore comunque a Prato per quello che ha fatto, però stavolta faccio i complimenti ai ragazzi, perché in effetti hanno reagito, insomma, diciamo che un pochino meglio. La partita di Prato, di Pisa non è stata vinta da Pisa, ma l'abbiamo persa noi, l'abbiamo persa, buttata via, non solo negli ultimi secondi, ma abbiamo quello che è stato sbagliato stasera a Pisa l'abbiamo quadruplicato, e quindi tutti quegli errori, basta vedere 16 tiri liberi sbagliati e perdi la partita ad un punto, insomma, c'è da battere la testa nel muro. Quindi diciamo che va benino, però possiamo un pochino migliorare ancora di più, e questo che sia un po' da stimolo per la squadra.